E il sistema sanitario al centro di un percorso fatto di numerose criticità nei percorsi di tutela della salute dei cittadini, ma anche di mille polemiche tra la politica, i commissari ad acta e la dirigenza dell'ASREM, una situazione sempre più insostenibile che pesa sulla comunità molisana. Ma andiamo a vedere il servizio. La situazione è difficile, complessa e disastrosa. La sanità in Molise è allo sbando e la sensazione è che davvero nessuno sembra poterla salvare dal tracollo generale. Lo certificano i morti, troppi, che continuano a crescere, che si vanno quotidianamente ad aggiungere al numero già immenso che si registra. Lo certificano tutti coloro che si ammalano di qualcosa e che hanno bisogno di attenzione, strutture e cure. Una sanità che pensavamo potesse trovare in questo periodo di emergenza un percorso riorganizzativo magari più efficiente, ma non è stato così, guadagnando uno sfacelo e la condanna del Paese, visto e considerato che abbiamo conquistato il primo posto negli elenchi delle criticità e dei problemi. Intanto, da tempo ormai viviamo il consueto balletto del rimpallo delle responsabilità, un gioco che è andato in scena come di un pezzo di modesto teatro in sede di Consiglio regionale, dove una buona parte si è buttata nel gesto di colpevolizzare in toto il commissario ad acta, il generale Angelo Giustini. La proposta di una mozione a chiedere le dimissioni è stata di Vincenzo Niro, che ha chiesto il supporto di tutti i consiglieri, soprattutto di quelli della maggioranza. Detto fatto, quasi tutti firmano, tranne un paio, Aida Romagnuolo e Michele Iorio, che ritengono le colpe siano più ampie e non solo e soltanto del commissario, e Filomena Calenda, in seguito ad un emendamento specifico sulle tante responsabilità. Le minoranze sono lontane anni luce, proprio in virtù di una responsabilità diffusa, comprensiva del presidente Donato Toma. Nel tutto una sorta di salvaguardia della dirigenza ASREM, che è soggetto attuatore di organizzazione della sanità nel territorio, che avrebbe dovuto attivare la programmazione e una buona pratica di tutela per i cittadini e che è sembrata provvisoria e fautrice di scelte deleterie. Ma anche il presidente Toma sembra volersi autoassolvere da ogni peccato. Nell'ultimo consiglio urla e strepita e cita il decreto Balduzzi, se la prende con il suo predecessore che pure ha fatto danni enormi e spara a zero su tutto e su tutti, dimenticando che una buona autocritica a volte porta a buoni propositi e perfino a qualche consenso in più. Tutto questo mentre sembra che il generale Giustini stia per presentare le dimissioni, bruciando la mozione della maggioranza che le chiede, ma anche che il governo Draghi stia per affidare la questione commissariamento ad un'altra figura tecnica esterna al Molise, con buona pace del presidente Toma, che ha mostrato di non gradire un affidamento estraneo a lui stesso e che, così, potrà tornare ad autoassolversi per tutte le questioni che lo vedono colpevole al pari degli altri e di cui continua a proclamarsi, se non vittima, almeno innocente.